Ehi, la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo primo episodio di X3 Terran Conflict. Finalmente, 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 eccoci qui su X3 Terran Conflict, la nuova serie che inizierà a prendere al posto di Spore Galactic Adventures. Sempre nello spazio, ma da un punto di vista un pochettino diverso, un pochettino più maturo. Sono ancora con una posizione alquanto instabile, questa non sarà la configurazione definitiva. Ho intanto acquistato questo bellissimo Thrustmaster, questo joystick per questa serie e speriamo che vada tutto alla grande. Conosco un po' il gioco perché ho fatto qualche partita di prova per capire un attimo come funzionasse il gioco, se poteva essere un gioco adatto. Non so ancora nulla, non mi sono spoilerato nulla delle missioni principali. E quindi da quel punto di vista sarà una first run, mentre per il resto delle cose abbastanza ho consapevolezza, diciamo. Ma lanciamoci subito su una nuova partita. Per iniziare ci sono varie opzioni che poi dopo sbloccheranno a loro volta delle altre, perché completando alcune missioni possiamo poi sbloccare degli altri start differenti in futuro. All'inizio partiamo con questi qua, ma vabbè, il custom game è un gioco impostato in cui imposti con quanti soldi parti, con quale nave, eccetera, eccetera. Gli altri sono abbastanza difficili, salvo i primi tre. Diciamo, perché Assassino Indebitato è terribilmente difficile perché abbiamo un sacco di gente contro e non abbiamo soldi. E Argon Nostalgico è anche parecchio difficile. Calamaro Suicida è la roba difficilissima. Infatti dice, questa modalità di gioco è pericolosa, qualunque cosa venga fatta non può essere annullata. Morire è morire davvero, continua il tuo rischio pericolo, è necessaria una connessione a Steam. Che in pratica è la permadeath mode, insomma. E in più si parte con una situazione difficilissima. Le due mie preferite sono Patriota Argon e Umile Mercante, che hanno la principale differenza che, a parte lo start diverso, sono tutti e due degli Argon, ma il Patriota Argon parte con una nave leggermente più forte dal punto di vista militare, mentre l'Umile Mercante parte con più soldi e con due navi, di cui una mercantile. In passato mi sono trovato un po' meglio con il Patriota Argon, seppure sia uno start un pochettino più lento, perché si può commerciare davvero, 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 davvero poco. Ma quindi credo che per questo continuerò di nuovo con il Patriota Argon. Mi colpì improvvisamente quel minuscolo pisello grazioso e blu, che era la Terra. Alzai il pollice e chiusi un occhio, e il mio pollice cancellò il pianeta Terra. Non mi sentii un gigante, mi sentii molto, molto piccolo. Neil Armstrong. Ok, adesso dovrebbe esserci la cutscene iniziale, 2146. Ho anche studiato un pochettino di storia riguardo alla serie di X3 dell'universo X, perché è davvero una serie molto lunga. Quasi un miliardo è passato da quando l'ultima grande calamità dell'umanità è stata eliminata dal sistema solare e dalla sua preziosa perla blu, la Terra. Era una calamità così pericolosa, una minaccia così grave che si espanse nell'infinito spazio e nell'eternità del tempo quasi senza sforzo. A infestare le stelle. Diffuse la sua pestilenza a civilizzazioni sconosciute, devastando galassie come fosse un normale corpo di carne e ossa colpito da un banale virus. 2146 attacco alla Terra. E in un certo senso proprio di un virus si trattava. Un virus creato dall'uomo, un virus creato con tutte le migliori intenzioni, ma pur sempre un virus. Nel corso dei secoli questo virus fu chiamato in molti modi. Sonde di von Neumann, macchine autoreplicanti, terraformer, xenon, perfino nemico di Dio, ma alla base era una sola e unica cosa. In
intelligenza generale artificiale o AGI, menti meccaniche in grado di rendere se stesse ancora più intelligenti, e poi ancora, e ancora. Ricorsivamente, per sempre, la più grande minaccia per la vita organica mai esistita nell'intero universo. I terraformers sono stati scagliati fuori dal sistema solare per pura fortuna, veramente, lasciando miliardi di morti nella loro scia. Il portale per la Terra fu smantellato. Sono state varate leggi per proibire per sempre la creazione di AGI. ...2938, Argon Stardate 768, giorno attuale. L'umanità non ha mai dimenticato la minaccia o la lezione degli AGI, non si è mai più neanche avvicinata a questo concetto. Mai, inoltre, un millennio. Eppure si scoprì che specie al di fuori del sistema solare la pensavano diversamente. La piaga degli AGI è stata rilasciata di nuovo sull'universo, di nuovo, forse con le migliori delle intenzioni e di nuovo, comunque, con le più letali delle conseguenze. Il governo terrestre doveva intervenire, anche se ciò avrebbe significato guerra fredda, anche se doveva diventare guerra fredda tra... fratelli. E la Terra intervenne. Molto più tardi, gli storiografi diedero un nome a questa serie di conflitti. Terran Conflict. Allora, questo è dato un attimo di contestualizzazione per spiegare qual è il contesto in cui ci muoviamo. In pratica, la Terra nell'espansione galattica ha creato un portale per spostarsi e ha creato queste AGI, dei terraformer autoreplicanti che avevano la facoltà di migliorare la propria intelligenza in modo da terraformare meglio i pianeti in cui si trovavano, uccidendo le forme di vita preesistenti per creare la forma, l'ambiente vitale ottimale per la vita degli esseri umani. Ed è anche tramite questi terraformer, se non sbaglio, che hanno colonizzato Argon Prime, dove appunto ci sono poi stati gli argoniani, che sono dei terrestri, semplicemente dei terrestri che sono rimasti isolati dalla Terra per centinaia e centinaia di anni. In particolare da quando c'è stato il... Scusate, metto un attimo... Com'è che era? Vabbè. Da quando c'è stato la distruzione del Jump Gate. Perché a un certo punto, dopo essere riusciti a sopravvivere all'attacco dei terraformer, degli Xenon, i terrestri hanno distrutto il portale per evitare di essere attaccati nuovamente dai terraformer, per evitare che questi arrivassero ancora. Quindi questo ha sancito la divisione tra Argon e la Terra, perché Argon era dall'altra parte del portale e la Terra era dal capo iniziale del portale. Quindi le due civiltà si sono sviluppate in modo differente negli ultimi secoli e andando anche a dimenticare parzialmente l'una dell'altra. In questa situazione invece ci ritroviamo di nuovo in cui Terra e Argon sono vicine, sono di nuovo in contatto, e gli Xenon sono di nuovo pericolosi. Gli Xenon sono di nuovo pericolosi e stanno devastando un po' la zona della galassia in cui siamo. Ci troviamo in un ambiente quindi con varie razze. Ci sono gli Xenon, che vabbè, sono dei robot di base, gli Argon, i terrestri, ma anche altre razze che andremo a incontrare pian piano, i Paranid, eccetera eccetera. Ora, in particolare, abbiamo questa nave di partenza che è un Elite, una nave non malaccio, diciamo, per quello che è lo standard, e ci troviamo come settore in Omicron Lyrae, che è un settore Argon, come possiamo vedere,
ha alcune stazioni interessanti. Abbiamo un cantiere, abbiamo uno spazioporto commerciale, un'officina, complessi per armi leggeri, cristalleria, eccetera, eccetera. E ci sono parecchie navi che stanno volando qui, diciamo, in questa parte della mappa. Tra poco dovremmo incontrare, tra l'altro, una nave guida che ci darà le prime missioni. Se non sbaglio, è questa qui davanti. Adesso metterei l'autopilota, se possibile, perché mi pare sia questa che ci dà la missione. Infatti, c'è anche il simbolino della lampadina in alto a destra. Tra l'altro spero di aver messo la webcam in una zona in cui non disturbi troppo, perché in alto a sinistra non va bene, perché no, è che poi sì, no, in alto a sinistra per voi che guardate lo schermo, non va bene perché ci sono tutte le componenti del menu sulla parte sinistra dello schermo, mentre invece in basso a destra non dovrebbe dare troppo fastidio. Sì, c'è la mappa piccolina là. Però niente di particolare, mentre in alto a destra dovrebbero apparire anche delle sorte di messaggi, eccetera, eccetera. Quindi credo che sia la zona dove dia meno fastidio. Poi magari vedremo, o magari la metterò in alto al centro. Capirò un po'. Come la stessa cosa, ho impostato i comandi del joystick, ma non sono ancora perfezionati. Nel senso che ho alcune cose ancora che non ho impostato particolarmente bene, quindi adesso dovrò vedere. Ecco, per esempio, mi pare di non aver impostato per il tasto T, che quindi dovrò usare da tastiera, perché T, se non sbaglio, è per selezionare quello dove siamo. No, T. No, ok. Argon, Flight School, Buster. Allora, vorrei avvicinarmi a lui. Autopilot off. Rallento, rallento, allora andiamoci un attimo dietro, ma... Ok, vorrei comunicare con lui, allora un attimo ci clicchiamo sopra. No, ho sbagliato, non dovevo... Ok. Ok, queste sono proprio le cose base. Come avete visto, là in alto a destra appaiono le altre facce, quindi è meglio non coprirle. Allora, per far girare la nave, puoi anche far slittare la nave usando i tasti WASD. WASD. Le freccette arancioni indicano l'obiettivo attuale della missione. Andiamo a. C'è un cargo da raccogliere, credo, eh. Allora, qua mi ha in pratica droppato della roba. Allora, andiamo a selezionare lui. Dov'è che è? Qua. Argon, Flight School, Buster. Comunicazioni. Salve. That's the way. This is the main form of interaction with objects. You can command ships, request docking permissions, or ask for directions by opening up the communication menu. Try docking at this station. Ok, questo mi è più semplice perché ho messo l'auto. Ok. L'autoatterraggio su un pulsante rapido, quindi nessun problema. Dovrò un attimo cambiare magari l'autopilota, togliere l'autopilota e mettere T per selezionare l'obiettivo, ma adesso vedremo un attimo. Ho un po' di cose ancora da sistemare con il joystick, anche perché l'avevo provato prima sulla partizione di Ubuntu, mentre adesso per registrare mi è più comodo usare la partizione Linux. Usa la partizione Windows, quindi ho dovuto riconfigurare di nuovo tutti i comandi e buono, questo quanto.
Possiamo abilitare l'ATS, o seta in inglese, che accelera parecchio il tempo. Non è che sta accelerando l'astronave, sta proprio facendo scorrere il tempo più velocemente. Ed è comodo per quando stiamo magari a fare dei tragitti veloci. Salvataggio automatico. Il salvataggio in pratica funziona su X3, salvando in automatico quando approdi da qualche parte. Se vuoi salvare all'esterno, devi comprare delle assicurazioni, diciamo. E le assicurazioni costano parecchi soldi, quindi in generale non conviene mai salvare al di fuori. Allora, io direi che per questo primo episodio può essere tutto. Registrerò al più presto il seguito e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti e buona giornata. Prego, prego.